Abbiamo sentito delle persone, cioè le persone fare dei commenti sgradevoli su di noi, addirittura una bambina che ci ha visto è andata dal padre e gli ha detto: "Oh papà, guarda", e il padre indicandoci ha detto: "Quello non si fa". Cioè la colpa non è né dello stabilimento in sé, né del bagnino in particolare, ma è delle persone che hanno costretto il bagnino ad agire in questo modo. Allora, venerdì siamo andati io e il mio ragazzo insieme ad altri miei amici al Lido Arcobaleno e quando siamo arrivati ci siamo messi un po' nella sala un paio d'ore e poi siamo andati in piscina e ci siamo scambiati due baci a stampo prima che lui mi prendesse e mi portasse in giro per la piscina in braccio. E mentre questo succedeva abbiamo sentito delle persone persone fare dei commenti sgradevoli su di noi, addirittura una bambina che ci ha visto è andata dal padre e gli ha detto: "Oh papà, guarda", e il padre indicandoci ha detto: "Quello non si fa". Il bagnino è venuto da noi e con tono pacato però ci ha detto che dovevamo stare più composti perché c'erano dei bambini. Il bagnino, diciamo, ha avuto una discussione animata con alcune di queste persone che si erano lamentate perché appunto stavamo essendo esagerati secondo loro e quindi volevano che il bagnino venisse a dirci qualcosa per farci allontanare e il bagnino all'inizio si è rifiutato e poi ha dovuto fare quello che ha fatto, però non l'ha fatto assolutamente con cattiveria il bagnino, anzi, cioè la colpa non è né dello stabilimento in sé né del bagnino in particolare, ma è delle persone che hanno costretto il bagnino ad agire in questo modo. Un papà avvicina il mio collega manifestando una coppia di ragazzi che era abbracciata. Il mio collega viene da me per avvisarmi, diciamo, della segnalazione e io dico che non c'è nessun problema perché non c'è, due ragazzi che si abbracciano è normale, come due ragazze, un ragazzo e una ragazza. E non è mai successo che noi abbiamo cacciato una persona dal nostro stabilimento per il suo orientamento sessuale. Queste sono cose che riguardano la propria persona. Noi, per noi i clienti sono uguali.